primo corteggiatore, pensate bene, di Lorena. Ve lo presento subito, ciao. Ciao. Ti chiami tu? Giuseppe. Giuseppe, quanti anni c'hai? 26 anni. 26 anni, sei di? Trapani. E tu praticamente sei il corteggiatore di Lorena. Lorena, sì. Ma dimmi Giuseppe, come mai ti ha colpito così tanto Lorena? Che cosa è praticamente che ti è piaciuto di lei? Mi ha colpito i suoi occhi, ce l'ha bellissimi, belli grandi. Poi mi ha colpito soprattutto la sua sensualità, la sua affascinatezza. Poi? E... qualcosa proprio di... di... e le sue forme. Ti è piaciuto come ha ballato? Sì, sì, sì. Ti è piaciuto? Sì. È stata praticamente la differenza tra Lorena ed Elisa, qual è stata secondo te? Cioè, come mai anziché scegliere Elisa hai scelto Lorena? Come mai? Ho scelto Lorena perché... soprattutto perché l'ho vista meglio, L'hai vista meglio? Sì, sì. Cioè, l'hai vista meglio a lei o hai visto meglio altre cose? Fisicamente mi è piaciuta di più. Ho capito. E che cos'è che ti è piaciuto di lei proprio specificamente? Dillo. Tutto va, diciamo. Tutto. Va. Sì. È quello che penso io? È quello che pensano loro? Certo. Sicuro? Sì. Va bene. Allora, lì c'è Lorena che ti sta guardando. Che cos'è che tu praticamente vuoi fare per colpire Lorena? Perché Lorena deve scegliere il suo corteggiatore, giusto? Tu vuoi fare qualcosa di spettacolare, qualcosa di carino, qualcosa di curioso magari per colpire Lorena? Cos'è? Io ci tendo, vediamo. Per Lorena praticamente scegliere te, è giusto? Che cos'è che tu praticamente sei disposto a fare per lei? Dillo qui sulla telecamera, dai. Che cos'è che sei disposto a fare per Lorena? Lorena in questo momento ti sta guardando, sì, sì. Ed è curiosa perché vuole sapere praticamente che cos'è che i suoi corteggiatori vogliono fare per lei. Sono disposti a fare. Allora? Vai. La mia simpatia, per dire, voglio dimostrare, sì. Cioè, perché Lorena dovrebbe scegliere te, secondo te? Una tua opinione personale. Dai Giuseppe, sbilanciati, dai. Allora? Dai. Cioè, che cos'è, diciamo, che tu praticamente hai di speciale che Lorena potrebbe scegliere te? Forse per il carattere. Il carattere? Il carattere, sì. Cioè, ti dovrebbe conoscere meglio. Sì, certo. Ma così a prima vista, esatto, se Lorena ti dovrebbe scegliere, secondo te perché ti dovrebbe scegliere? Che cos'è che tu praticamente, non so, hai qualcosa che Lorena potrebbe essere interessata, Perché non so, sai raccontare qualche poesia, sai cantare, sai fare qualcosa di particolare, non lo so. Poesia, ci provo, vediamo. Ci provo. Allora, vuoi dedicare una poesia a Lorena? Sì. Allora, sì. Lorena è qui che ti sta guardando. Dedica una poesia a Lorena, vai. Ciao Lorena, sono Giuseppe e vengo per corteggiarti perché sei una ragazza bella. E mi piace la tua sensualità, la tua affascinatezza, hai dei splendidi occhi. Ho visto che sai ballare benissimo. Diciamo, sei una ragazza davvero che ti vogliono, ti voglio corteggiare per questo motivo soprattutto. Poi? Basta, sì. Perfetto, bella poesia, l'hai messa adesso, davvero bella, sì. Complimenti. Cosa sei disposto a fare per conquistare Lorena? Tutto. Cioè? Mi farei in 3, in 4, in 5 pure. Addirittura? Sì. Poi? Tu sai cantare? Sì, sì. Quindi gli vuoi dedicare una canzone? Sì. Vai, lì è Lorena, dai. Che cazzo che canta? Bella canzone, davvero bella. Complimenti, ne sai qualche altra? Fino a... chi c'è a cantare? Chi c'è a cantare? Non lo so, qualche altra canzone bella, interessante per conquistare Lorena, Cosa vuoi dire a Lorena in questo momento che ti sta guardando, dai? Finalmente, chissà, finalmente tu, chissà, sta ancora... Dai! Finalmente tu mi dirai sotto casa e di cosa sulle spiagge insieme a te. Perfetto, questo era dedicato a Lorena. Va bene, Lorena, hai visto il tuo primo corteggiatore. Da Alberto questo è tutto, ciao amici dello spettatore. Ciao, ciao, ciao da Giuseppe. Giuseppe, 26 anni, da Trapani. Ok, ciao. Ed eccoci qua amici dello spettatore con un altro corteggiatore della vincitrice dei mascoli e femmini, Lorena. Ciao. Ciao Marcello. Marcello, Marcello, quanti anni c'hai? 24. 24, di dove sei? Petrosino. Di Petrosino. E tu praticamente sei un altro corteggiatore di Lorena.
Lorena. Sì. Ascoltami, la domanda che ti faccio, che cos'è che ti ha convinto praticamente a scegliere Lorena? Perché Lorena è una bella ragazza, simpatica, l'ho vista che ci piace scherzare, esatto. Con quale che io mi piace pure scherzare. Logico. E dimmi una cosa, che cos'è che ti è piaciuto di Lorena? La cosa proprio che ti ha attirato di più? Il suo viso. Il viso. Il viso, il parlare. Il parlare, poi? Tante tante cose. Tante tante cose. Chiariamo tante cose, quali sono le altre? Cioè, che mi piace perché è una bella ragazza. È una bella ragazza, perfetto. Lorena ha anche 19 anni. 19 anni. Per cui tu con l'età ci sei. Esatto, tu sei singolo, giusto? Sì, sì, sono single. Tu lavori? Sì, all'ospedale San Biagio. Sei infermiere praticamente? No, autista soccorritore. Autista soccorritore, quindi praticamente hai abbastanza esperienza nel portare le ambulanze. Per ora, giorno 21, devo andare a fare una visita per l'arma dei carabinieri. Perfetto, quindi ci sono delle buone prospettive. Sì, diciamo. Va bene Marcello, allora lì c'è Lorena che in questo momento ti sta guardando. Sì. Tu per catturare, è giusto, l'interesse, l'interesse di Lorena, che cosa sei disposto a fare per lei? Qualsiasi cosa che lei mi chieda. Tipo? Che so, di portarla a ballare. Vabbè, ma queste sono cose normali per una ragazza, uscire, andarsene a ballare. Qualcosa di spettacolare, qualcosa di, non so, di particolare. Non lo so, cioè tu sei disposto a fare qualsiasi cosa, perché è una bella ragazza e comunque mi piace come. Mettiamo il caso che Lorena dovesse scegliere te, esatto? Tu per diciamo un ulteriore convincimento in questo caso, che cosa gli potresti dire a Lorena? Dove la porteresti oltre a portarla naturalmente a ballare? Come la tratteresti? Con le guante gialle. Con i guanti gialli. Con i guanti gialli. No, sono un ragazzo affettuoso, io non bevo, non fumo. Perfetto. La macchina ce l'hai, naturalmente? Sì, la macchina ce l'ho un pochettino a scasciata. Malandata. Va bene Marcello. Allora, per ultimo ti vorrei dire un'altra cosa. Lorena, come ti ripeto, è qui che ti sta guardando. Di qualcosa a Lorena in questo momento per convincerla di sceglierti. Vai, stai parlando con Lorena. Lorena, sceglimi e troverai buoni risultati. Perfetto, bellissimo messaggio. Amici telespettatori, abbiamo conosciuto un altro corteggiatore di Lorena. Questo è tutto da Alberto, ciao, e ciao anche da Marcello. Ciao. Ciao. Ed eccoci qui, sono qui con un altro corteggiatore della famosissima Lorena. Ciao. Ciao Alberto. Allora, tu ti chiami? Marcello. Marcello, di dove sei? Di Marsala. Quanti anni c'hai? 30. E ti sei praticamente messo in testa di corteggiare Lorena? Sì, è una ragazza che mi è piaciuta dalla prima volta che l'ho vista in TV e quindi mi è piaciuta, innanzitutto mi è piaciuta fisicamente, è una ragazza veramente che mi è piaciuta fisicamente. Se dobbiamo dire la verità, è veramente una ragazza trasgressiva. Questo è praticamente quello che colpisce secondo me. Abbastanza. Abbastanza. È quello che colpisce i corteggiatori. Sì. Sì, sì, abbastanza. Vabbè, Marcello, dimmi, come corteggiatore che cosa sei disposto a fare per conquistare Lorena? Tutto, farò di tutto per conquistarla, perché è una ragazza che mi è piaciuta veramente tantissimo. Comunque farò di tutto per conquistarla. Per riuscire a convincerla. Per riuscire a convincerla veramente. Allora, certo. In questo momento Lorena ti sta guardando. Esatto, vuoi rivolgerti verso lei dicendogli qualcosa di magari, non so, curioso, qualcosa di convincente, perché in questo momento è proprio Lorena che ti sta guardando e sta decidendo se sceglierti oppure no, va bene? Allora rivolgiti verso la telecamera come se stessi parlando con Lorena. Allora Lorena, scegliemi, non te ne pentirai, scegliemi, solo questo ti dico. Perfetto, Lorena, lui si chiama Marcello, ha 30 anni abbiamo detto, 30 anni, sì. È di Marsala, è completamente single, lavora per conto proprio, c'ha la macchina sempre per conto proprio. E poi come dire, che tipo di carattere hai Marcello? Allora, sono un carattere abbastanza forte, sono solare, estroverso, romantico. Ah, sei estroverso pure? Sì. Sei romantico? È passionale. È molto passionale. È molto passionale. Poi? E niente, i miei hobby sono, devo dire i miei hobby, no? Sì. Lo sport, amo il calcio, sono tifosissimo del Milan. Perfetto. Insomma, sei completo praticamente. Quanto sei alto? 1,67 circa. E quasi 1,70. Quanto pesi? Per detta verità non mi sono pesato mai. Ma non si è pesato mai, però all'incirca possiamo capire che sarà intorno agli 80 kg, giusto? Sì, sì. Intorno agli 80 kg. Non di più, eh? Cioè, che cosa mai ti metti a dieta? Certo. Ma dimmi Marcello, come mai tra Lorena ed Elisa
le due troniste tu hai scelto proprio Lorena, cioè Elisa non ti piace magari? No, beh, ci mancherebbe, senza togliere niente da Elisa, è veramente una ragazzina anche in gamba, dolcissima. Anche perché però, Elisa ha 21 anni mentre Lorena ne ha 19. Vabbè, su questo non c'entra l'età, però su quello che ha detto Elisa, cioè Lorena, mi ha colpito che c'è qualcosa in più che piace a me. Certo. Magari saper ballare, saper muoversi. Sì, anche perché di... una ragazza secchi, si vede che è una ragazza troppo, abbastanza. E quindi, comunque, la saluto anche ad Elisa e mi dispiace, le dico, mi dispiace certo. Con tutto il cuore. D'altronde hai scelto Lorena, per cui... Certamente, chiaramente, già sono stato chiaro. Speriamo allora che Lorena ti scelga, ok? Allora, va bene. Sì. Ti abbiamo presentato Marcello, ora sarai tu naturalmente a decidere. Questo è tutto da Alberto, ciao da Alberto e ciao anche Marcello, da... Marcello, ciao. Ed eccoci qua amici telespettatori, siamo con un altro corteggiatore della famosissima Lorena. Ve lo presento subito, ciao. Sono Vito. Vito, quanti anni c'hai? 37 anni. 37, di dove sei? Di Ballata. E tu praticamente vuoi essere il corteggiatore di Lorena? Sì. Sì. Ascoltami Vito, che cos'è che praticamente tu vorresti fare per colpire Lorena? Perché tu sai che Lorena giustamente viene corteggiata da tantissime, da tantissimi, diciamo, persone, giusto? Sì. Che come te vogliono fare i corteggiatori. Tu che cos'è che vuoi fare, qualcosa di speciale, di spettacolare magari per colpirla? Perché in questo momento Lorena ti sta guardando. Cioè che cosa le potresti dire magari per suscitare la curiosità e Lorena scegliere te? Magari vederci. Sì. Sì, questo non c'è dubbio. Questo non c'è dubbio. Sì. Per vedervi vi vedete. Però dico, per Lorena scegliere te. Esatto, tu dovresti avere qualcosa di speciale. Cioè ti senti speciale? Sì, giusto. Sì. Che cos'è che hai di speciale tu, Vito? Non so, voglio dirti. Sì, dico, ma sai fare qualcosa, non so, che so, dire qualche poesia, cantare qualche canzone, suscitare una curiosità praticamente particolare per convincere Lorena a scegliere te? Ma come canzone non so cantare. Non sai cantare, vabbè, non fa niente. Le poesie le sai recitare? Recitare, però quando le leggo. Quando le leggi, quando non le leggi no. A mente non le penso. Esatto. Ti faccio un'altra domanda. Sì. Se tu e Lorena, giusto, vi mettete insieme, mettiamo il caso che Lorena dovrebbe scegliere te, sì. Esatto? Sì. Per tu praticamente conquistarla, che cos'è che, non so, le offrirai? 3345 140 2060 torna protagonista. È una domanda un po' difficile. Domanda particolare, per cui. Cioè, come ti comporteresti con Lorena praticamente? Ah? Come vi chiamate? Da dove ci seguite? Ci fa particolarmente. Da dove gli ascoltatori magari state facendo? Non so, un caffè. Un caffè magari. Già, un caffè, giustamente. A parte il caffè gli offri qualche altra cosa? Certo. Ah, quello sì, giustamente. Ma non so, la porteresti a uscire, sì, in un cinema, sì, un cinema, in discoteca? Sì. Va bene Vito, quanto sei alto tu? 1,63 m. 1,63 m, quanto pesi? 70 kg. 70 kg, sei motorizzato, la macchina ce l'hai? Sì. Ti puoi spostare? Sì. Quindi la puoi andare a lasciare, a prendere tranquillamente? Sì, non c'è problema. Tu sai che Lorena ha 19 anni, giusto? Okay. L'età ha importanza per te? No. L'età no. No, non ha importanza, l'importante è l'amore. L'importante giusto? L'amore, sì. E allora, prima che chiudiamo questa praticamente intervista, voglio farti l'ultima domanda, è la domanda cruciale. Lorena è lì, che ti sta guardando. Vuoi dire qualcosa a Lorena, che in questo momento ti sta guardando e che si aspetta qualcosa da te? Perfetto, era un bellissimo messaggio, anche il silenzio ha il suo motivo. Perfetto, va bene. Alberto vi saluta e vi saluta anche... Anche Vito. Ciao. Ciao. Lorena, ti sto per presentare un altro tuo corteggiatore. Ciao. Ciao Lorena. Ti chiami? Enzo. Enzo. Enzo è un altro tuo corteggiatore accanito. Enzo, dimmi, come mai ti è piaciuto Lorena? Mi è piaciuto Lorena perché è una bella ragazza, è una tipa che fa per me, è simpatica, non c'è niente da dire. Che cos'è che ti ha attirato più di Lorena?
La cosa praticamente che ti ha attirato. La cosa che mi ha attirato più di Lorena è la corporatura, il modo di come si è mosso, non so, come parla e tutto. Non c'è niente da dirci, ecco, è bella. Cioè, ti è piaciuto come parla o come balla? Anche come balla, Ma la cosa maggiore che ti è piaciuta di più, dai, dillo, che cos'è stato? Nel modo come si è. Così è? Come si è messa? Cioè la posizione praticamente. La posizione di Lorena. Di Lorena. Effettivamente è una posizione abbastanza caratteristica, certo. Perché piace la posizione. Giusto. Vabbè, adesso Enzo io ti voglio. Intanto Enzo quanti anni c'hai? Io ne ho 35. 35 anni, Enzo, è di Trapani, giusto Enzo? Sì, di Trapani. E praticamente Lorena tu lo hai colpita in una maniera così come dire. È intrigante e carica che Enzo è venuto qui in televisione appunto per convincerti a scegliere lui, giusto Enzo? Giusto. Che cos'è che tu vuoi fare per convincere Lorena a sceglierti? Lorena è lì in questo momento che ti sta guardando, per cui Enzo, vedi tu, che cos'è che vuoi fare per convincere Lorena? Lorena, che ti devo dire? Bello, è una bella cosa. Mentre diversamente, che cos'è che vorresti fare per lei praticamente praticarti? Ossia, una volta, mettiamo il caso che tu e Lorena, giusto, vi mettete insieme, cioè che Lorena ti scelga, giusto? Sì. Che cos'è che tu farai per farla innamorare? Perché una volta che Lorena ti sceglie, poi giustamente vi dovete praticare, giusto? Certo. Per tu farla innamorare di te, che cosa avresti intenzione di fare? Cioè dove la porteresti, che cosa gli faresti? Lorena, prima di tutto devo sapere cosa gli piace. Esatto. I posti dove le piace e tutto. E poi. Soprattutto i posti dove che le piace. Certo. E poi. Posti e posti. Posti e posti. Quello che gli piace si può immaginare, ma i posti giustamente. E quello. Cioè non lo so. Poi... Lorena, bisogna prima. Provare per credere. Provare per credere. E poi si vede. Quindi tu a Lorena in questo momento che ti sta guardando, che cosa vorresti dire? Dai un messaggio carico, intrigante, vai. Lorena, spero che ti sono fatto piacere che ti ho scelto Perfetto, Lorena, ti ho presentato un altro tuo corteggiatore, Enzo, 35 anni, da Trapani. Ciao da Alberto e ciao da Enzo. Ciao Lorena. Ed eccoci qua, carissima Lorena, ti voglio presentare un altro tuo corteggiatore. Carissima Lorena, ti presento Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. Allora Giuseppe, di dove sei? Io di Trapani. Di Trapani. Quanti anni c'hai? 18. 18 anni. E tu praticamente sei il corteggiatore di Lorena. Sì. Ascoltami, com'è che praticamente ti sei convinto a mandare l'SMS e a venire qui in trasmissione per corteggiare Lorena? Perché in televisione io l'ho visto e mi è piaciuto. E ti è piaciuto? Sì. Ascoltami, dimmi Giuseppe, dimmi la verità, però attenzione, perché sono qui per sentire la verità. Anche perché Lorena ti sta guardando. Che cos'è che ti è piaciuto di Lorena? Tutto. Cioè in particolare la cosa che hai guardato di più? Gli occhi anche. Gli occhi. Cioè tu di tutto il corpo hai guardato gli occhi. Cioè gli occhi. Gli occhi. Pure gli occhi. Il culo. I glutei. Hai guardato i glutei, vero? Sì. Ti sono piaciuti i glutei. Sì. Effettivamente, cioè hanno fatto vista, perché sì. Si hanno visti tutti. Sì, vero. Hai detto tu quanti anni c'hai? 18. Sei di Trapani, tu lavori? Io no. Non lavori? Disoccupato. Quanto sei alto? 1,77 m. 1,67 m, quanto 77. Pesi? 1,77 m, quanto pesi? Questo non lo so. Perché non ti sei pesato mai? Che sport fai? Calcio 7 volte. Una partita. Sei motorizzato? La macchina ce l'hai? No, la macchina no. Niente, sei a piedi? Mi devo scrivere alla patente. Ti devi scrivere? Alla patente. Cioè alla tua scuola? Alla tua scuola. Per prenderti la patente? Sì. Hai detto 18 anni, di Trapani, non sei motorizzato, sì. E fra un po' ti devi prendere la patente. Sì. Non lavori, abbiamo detto. Non lavoro. Va bene, dunque ascoltami Giuseppe, attentamente. Lorena è lì che ti sta guardando perché sta per decidere se praticamente vuole essere corteggiata da te oppure no. Tu che cosa sei disposto a fare per Lorena? Per convincerla a sceglierti? Non lo so. Guarda la telecamera perché Lorena ti sta guardando.
La porto a mangiare una pizza, a portarla in un ristorante, poi la sera se vuole fare una passeggiata la porto a ballare. Dove vuole andare lei, va? Sì, ma io ti ho fatto una domanda specifica. Che cosa sei disposto a fare per Lorena? Una cosa magari che nessuno potrebbe pensare, giusto? E che solo tu potresti fare. Naturalmente quando hai mandato l'SMS, è giusto per corteggiare Lorena, avrai pensato una cosa del genere, giusto? Sì. Avrai pensato magari che Lorena ci potrebbe essere magari qualche speranza che lei ti possa scegliere, giusto? In questo momento non ti viene, sei confuso. Sì. Quindi non lo sai che cosa potresti fare per Lorena, giusto? Sì. Allora un'altra domanda. Lorena è sempre lì che ti sta guardando. Vuoi mandare un messaggio a Lorena per convincerla a sceglierti? Sì. Lorena, ascolta attentamente. Allora, ciao Lorena, io sono Giuseppe. Se tu mi vuoi e mi chiami il numero della televisione. Comunque, quando io l'ho visto, mi sei piaciuto. Basta, ciao Lorena. Perfetto, era un bel messaggio. Anche se Lorena, se dovrebbe sceglierti, lo sapremmo tutti, per cui automaticamente non ci sarebbe bisogno. Va bene, amici telespettatori, Lorena, ti ho presentato il tuo nuovo corteggiatore. Ciao da Alberto e ciao anche da... Ciao Lorena! Carissima Lorena, non abbiamo ancora finito, perché ti voglio presentare un altro tuo corteggiatore. Ciao! Ciao! Allora, ti chiami tu? Peppe. Giuseppe. Giuseppe, quanti anni c'hai? 32-33 a maggio. 32-33 a maggio. E sei di? Trapani. Trapani. Ascoltami Giuseppe, come mai hai deciso di corteggiare Lorena? Perché l'ho vista in televisione, mi ha fatto simpatia, una ragazza... Simpatia. Che cos'è che ti ha fatto simpatia di Lorena? La prima cosa che hai guardato di Lorena, giusto? Quando tu hai visto il video, innanzitutto ti è piaciuto il video? Sì, il video sì, mi è piaciuto. L'hai visto nella pubblicità? Sì. Giusto? Che cos'è praticamente che ti ha attirato di Lorena? Talmente, a tal punto praticamente da finire qui in televisione. Che cos'è che ti ha attirato? Dai, dillo. Mi ha attirato il fisico. Magari la posizione. La posizione, come camminava. Anche. Come camminava? Come si muoveva? Come si muoveva, proprio come. Poi? Anche i glutei. Chi? Cosa? I glutei. I glutei. Ti piacciono i glutei anche a te? Sì. Poi? Anche la ragazza. E poi? Anche nella parte di sopra? Come fiso, come... Te devo tirare le parole, no. Dai, forza! Come corporatura, una bella ragazza, bella. Come fisico pure. Perfetto. Dunque, ora Giuseppe, devi calcolare che Lorena è lì, che ti sta guardando e sta decidendo se deve sceglierti oppure no. Tu che cosa sei disposto a fare per Lorena per convincerla a sceglierti? Tutto, mi spoglierei. Ti spoglieresti? Sì. In televisione? No. Pure, cioè per Lorena tu praticamente saresti disposto a spogliarti in televisione, a fare lo striptease, davvero? Questa è una bella cosa, eh. Avresti questo coraggio? Io sì. Bravo, e poi? A camminare. Cioè saresti disposto a camminare, ma questo bene o male, a meno che non sono invalidi, camminano tutti, no? Nudo per 100 metri, mica cioè tu saresti disposto a camminare nudo per 100 metri in mezzo alla strada? Sì. Cioè, ma stiamo dicendo nudo, nudo completamente oppure nudo al, non so, al 30, al 40%? No, nudo completo. Completo, cioè tu per Lorena, per lei scegliere te, saresti disposto a camminare per 100 metri in mezzo alla strada completamente nudo? Ma davvero stai dicendo? Vero. Complimenti, una cosa non avevo mai sentito. Lorena, come vedi, abbiamo finalmente incontrato un corteggiatore deciso. Per cui, un'altra cosa Giuseppe, Lorena è sempre lì che ti sta guardando. Vuoi mandare un messaggio a Lorena sempre per convincerla a sceglierti? Dai, parla con Lorena in questo momento, dai. Allora, se vuoi scegliere me... se vuoi scegliere me... Sono qua che ti aspetto,
andrei con te una serata romantica. Bello. Mi sfoglierei davanti a te. Perfetto. Scelto, fai uno sforzo, spogliarti davanti a lei. Va bene, Lorena, ti ho fatto conoscere un altro tuo corteggiatore, adesso sarai sempre tu al solito a decidere. Tanti saluti da Alberto e tanti saluti anche da Peppe. Ciao. Ed eccoci qua, non è ancora finita, perché carissima Lorena, ti voglio presentare un altro tuo corteggiatore. Te lo presento subito. Ciao. Ciao a tutti. Allora, ti chiami tu? Roberto. Roberto, Roberto, di dove sei? Trapani. Di Trapani, quanti anni c'hai? Quasi 34. Quasi 34. E tu praticamente ti sei presentato come corteggiatore di Lorena. Certo. Allora Roberto, che cos'è che ti ha attirato di Lorena? Beh, la cosa che ti è piaciuta di più. Allora, beh, dire l'aspetto fisico è sempre la cosa principale che attrae una donna. Però in questo caso potrebbe anche attrarre l'intelletto. L'intelletto, cioè ti è piaciuto praticamente come parlava? Sì. Soprattutto, vabbè, la prima cosa. Lorena, devi calcolare, è una ragazza trasgressiva, per cui parla in un certo modo. Vabbè, anch'io ho avuto piccole esperienze trasgressive. Ah, ok. Vabbè. Quindi già c'è praticamente una cosa in comune, giusto? Un pochino, sì. Ma la prima cosa che ti ha attirato proprio quando tu hai visto Lorena in TV, per convincerti praticamente a presentarti come corteggiatore, qual è stata? Ma guarda, diciamo il seno, dai. Il seno. Perché siamo poi una cosa. Sesta misura, seno, sesta misura. Madonna. Mamma gigantesco. Mia. 19 anni, sesta misura. È pazzesca. Sì. E poi? E poi anche come si muoveva, nel modo di portarsi, nei movimenti. Cioè, ti è piaciuto, ti è tirato. Questa cosa praticamente ti ha intrigato talmente tanto, dice, io devo diventare il corteggiatore di Lorena. Esatto, ma voglio conoscerla. Perfetto. Sì, anche un modo per... Perfetto, hai detto ti chiami? Roberto. Roberto, ora ti voglio fare la domanda cruciale, giusto? Tu devi calcolare che Lorena in questo momento ti sta guardando. Sì. Giusto? Che cosa sei disposto a fare per convincere Lorena a sceglierti? Occhio, eh. È una cosa molto, molto graziosa, farmi... cospargere tutte le Nutelle e poi farmi la cara. Da chi? Ma non lo so, anche da lei stessa direttamente, scusa. Cioè tu praticamente saresti disposto... Il trasgressivo di questo... A farti cospargere di Nutella e poi farmi... Tutto dalla testa ai piedi? Sì. Vestito o senza vestito? Senza vestito, vestito, giusto? Direi. E poi farti leccare... Mettiamo il caso che a leccarti sarebbero dei maschietti. Tu saresti disposto a farlo? Oddio, vorrebbe un po' di tempo, però se puoi farlo per una donna uno può... Certo. Posso... Allora, cara Lorena... Hai ascoltato quello che Roberto è disposto a fare per te, cioè Roberto è disposto, se tu lo sceglierai, attenzione, a farsi cospargere di Nutella dalla testa ai piedi e a farsi leccare dai maschietti, giusto? Sì. Per te. Oddio, aiuto. Adesso sto ripensandoci, quindi saresti disposto a fare questo per Lorena? Sì. Però è una grande cosa, cioè è un grosso sacrificio, anche perché quelli a leccarti non è che siano le ragazze. Scusa, ma sono una persona trasgressiva, non è stata trasgressiva. Certo. Va bene, ok Roberto, allora ti faccio l'ultima domanda. Sì. Ok, lì c'è Lorena. Uh-huh. E in questo momento giustamente ti sta guardando perché deve decidere se sceglierti o no. Sì. Qual è il messaggio che tu vuoi dare a Lorena per convincerla a sceglierti? Lorena, scegli me, non te ne pentirai. Bellissimo. Ok, Lorena, ti ho fatto conoscere un altro tuo corteggiatore, deciditi tranquillamente e poi ce lo fai sapere. Ciao da Alberto e ciao anche da Roberto. Ciao. Lorena, 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 Lorena. Hai visto Lorena, i tuoi corteggiatori sono qui che ti stanno aspettando. Sceglili, sceglili, deciditi. Lorena, 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 Lorena. Oh yeah!